Anna Zegna, 1968, Uomini all'italiana. Signora Anna, possiamo dire che Zegna ha inventato lo stile? Il 68 è sicuramente stato un anno di rottura nel mondo ed è stato l'inizio di una nuova avventura di Zegna che da tessitore entra e si crea un nuovo prêt-à-porter per gli uomini. Per cui assolutamente sì, Zegna inventa lo stile per gli uomini all'italiana, che non è solo uno stile fatto di una giacca, ma è uno stile di vita che entra in tutti gli ambiti del vivere. E Zegna inventa questo nuovo passaggio epocale dove da un abito sartoriale si entra in uno stile di vita completo in tutte le sue sfaccettature. Quindi la giacca diventa la protagonista di una nuova individualità dove l'uomo decide di vestirsi non solo per le funzioni d'uso, ma per anche un piacere personale e per rappresentare una personalità unica. Qual è la differenza tra il vestire dal sarto ed entrare in una prêt-à-porter che si trova anche nei negozi? Questa unione tra la vita personale e uno stile di vita che ci porta in una società molto più evoluta, molto più veloce e che richiede un ritmo, direi, differente rispetto agli anni precedenti. Ecco, abbiamo visto che all'interno della vostra mostra ci sono i vari passaggi epocali di questo processo. Quanti metri possiamo dire di tessuti sono stati prodotti per arrivare ad un inizio, ecco, per poter dire abbiamo inventato lo stile? Sicuramente milioni di metri che si sono veramente evoluti nel tempo. La grande forza di questo percorso è stata l'innovazione costante, l'adattarsi alle nuove esigenze dello stile di vita degli uomini, uscire da abiti molto rigidi e strutturati con tessuti pesanti verso dei tessuti molto più leggeri, più performanti e più vicini allo stile di vita delle persone. Tenendo anche conto che oggi il tessuto non è semplicemente l'abito, ma entra nello sportswear, entra nel tempo libero, entra in mille altri luoghi che non erano originariamente quelli di un tessuto sartoriale come ai tempi di Ermenegildo Zegna. Siamo addirittura qui a fare della pelle tessuta, quindi tessiamo la pelle, cosa che mai nessuno ha pensato di fare nel tempo. A questo punto invitiamo i nostri lettori a visitare la mostra. Da quando è aperta? La mostra inaugura il 6 di maggio, domenica prossima, nel primo pomeriggio, e sarà aperta tutte le domeniche fino al mese di ottobre, inclusa l'estate e Ferragosto. Quindi aspettiamo tutti a braccia aperte, c'è anche un bel filmato interessante e poi siamo in un contesto spettacolare che è quello dell'Oasi Zegna. Grazie. Grazie a lei.